Ciao a tutti amici di Ecobell, oggi sono qua per presentarvi le nostre due nuove lampadine R7S LED. La prima lampadina che vi introduco è la nostra lampadina R7S LED Hypernova. Questa lampadina ha un diametro di 25 mm e è lunga 118. Consuma solamente 20 watt e è ultra potente perché parliamo di 2500 lumens. Si tratta di un bianco caldo 3000K. Questa lampadina è speciale perché innanzitutto è ultra potente, performando 2500 lumens, e quindi diciamo che è la lampadina più potente che esiste sul mercato in termini di R7S cilindrica LED 360 gradi. Inoltre è fatta tutta in ceramica e ha la copertura in vetro, quindi permette un'ottima dissipazione ed inoltre ha un disegno che permette facilmente di installarla nell'alloggiamento. Diciamo che sulla base di questa lampadina abbiamo sviluppato anche il modello mini, cioè questa mini Hypernova R7S LED 9 watt 1200 lumens, anch'essa ultra potente ma in versione corta perché parliamo di un diametro di 25 e di una lunghezza di 78, anche questa in versione bianco caldo 3000K. Nelle clip successive vi faremo vedere l'applicazione delle nostre lampadine R7S Hypernova internamente ed esternamente. Ciao a tutti amici di Ecobell, come potete vedere sono qua, ho appena finito di installare la nostra nuova lampadina Hypernova in questo lampadario e parliamo di un consumo di 20 watt e sono 2500 lumens, quindi estremamente potente. Adesso scendo dalla scala, accenderò la luce e vi farò appunto vedere l'effetto della nostra lampadina Hypernova. Come potete vedere la luce è una luce molto brillante, parliamo di un bianco caldo 3000K. E illumina perfettamente questa stanza e diciamo che si tratta anche di dimensioni molto ridotte perché parliamo di un diametro di 25 mm e una lunghezza di 118. Inoltre diciamo che la lampadina ha un corpo in ceramica ed è fatta in vetro, quindi ha un'ottima dissipazione, solo 2500 lumens e una potenza veramente straordinaria. Illumina perfettamente questa stanza con la luce brillante e diciamo che appunto come potete vedere la lampadina consuma anche solo 20 watt, quindi ha un consumo veramente ridotto. Questa è appunto una delle nostre nuove lampadine, la trovate su Amazon e potete fare l'acquisto direttamente lì. Ciao a tutti, eccomi di nuovo qua e adesso vi faremo vedere appunto un'installazione esterna della nostra lampadina Hypernova. L'abbiamo installata in questo faro da cantiere come potete vedere. Prima diciamo che abbiamo fatto un'installazione interna, abbiamo appunto sostituito la lampadina in una stanza, in un salotto, e adesso praticamente l'applicazione esterna l'abbiamo messa in questo faro da cantiere. Come potete vedere, ripeto, le dimensioni sono 25x118 mm, e diciamo che appunto anche a livello di design, come potete vedere, la nostra lampadina è ottima perché si presta perfettamente ad essere installata in questo faro da cantiere e il corpo appunto è fatto in alluminio. Inoltre la lampadina è appunto strutturata in vetro, quindi ripeto, la dissipazione del calore è ottima e diciamo che potete usare appunto questo tipo di lampadina anche per questa installazione esterna come appunto in questi fari da cantiere. Ora non è ancora appunto buio, quindi l'installazione appunto al buio ve la farò appunto vedere successivamente, ma la accendo solo per darvi appunto un'idea della luce, che è una luce appunto bianco caldo 3000K. Ecco, ora ho acceso l'interruttore e ho acceso appunto la lampadina. Il nostro faro da cantiere non è ancora perfettamente buio, però avete già appunto un'idea della brillantezza e della potenza della nostra lampadina. Ecco cari amici, sono nuovamente qua, siamo in questo giardino, come potete vedere è diventato buio e vi faremo vedere l'installazione esterna della nostra nuova lampadina Hypernova LED R7S 20 watt 2500 lumens. Ora accendiamo la luce e come potete vedere le piante sono tutte illuminate perfettamente e questa è una soluzione ottimale per appunto fari da cantiere che contengono lampadine R7S elogene, e voi potete passare al LED installando la nostra lampadina R7S Hypernova con un consumo estremamente ridotto perché sono solo 20 watt e una potenza straordinaria, parliamo di 2500 lumens. Diciamo che la nostra nuova lampadina è la lampadina più potente che esiste al momento sul mercato con 2500 lumens, ovviamente R7S cilindrica LED 118 mm. Le piante sono completamente illuminate, la luce è una luce molto brillante, parliamo di bianco caldo 3000K.
Ora spegniamo la luce così vi rendete anche conto dell'effetto. Appunto, l'effetto appunto è straordinario. Come potete vedere, il giardino è completamente buio. Prima era illuminato perfettamente dalla nostra lampadina R7S Hypernova.